Anzi, lo ringrazio a Mirko che mi ha fatto battere la punizione. Però l'importante è che è andata bene, abbiamo vinto. Non posso chiedere di meglio, sono davvero contento. Ora, mercoledì abbiamo un'altra partita importante, quindi l'obiettivo era subito pensare a mercoledì e lasciarci alle spalle questo derby. Ci voleva, sono contento. Soprattutto perché ho ricevuto un sacco di messaggi dove mi dicevano se fai gol fai il trenino. Alla fine ci sono riuscito, li ho accontentati tutti. Assolutamente sì, sono segnali importanti. Poi questa vittoria soprattutto la vogliamo dedicare a Matteo. Speriamo che non è nulla di grave. Con Mirko mi trovo benissimo pure. Lui ha calcato campi di Serie A, quindi... Come ho detto martedì nell'intervista, è uno che mi dà tanti consigli, in campo mi richiamava, mi diceva vieni di qua, fai questo, quindi sicuramente per me è un punto di riferimento. No, ma siamo un gruppo unito, come ho detto anche prima ci aiutiamo a vicenda, ci stimoliamo a vicenda, quindi è una cosa che ci serve in questo momento, soprattutto venivamo da risultati un po' così. Però ho detto l'importante ora è continuare su questa strada. Noi pensiamo partita dopo partita, a Ternano ormai è andata, mettiamola così. Poi se il destino ci dirà altro dipenderà solo da noi. No, a casa con mia moglie, la bambina, mia madre, con loro, le persone che fanno parte... tutti i giorni della mia vita, quindi lo festeggerò sicuramente con loro e anche con Agnese. È come se me lo facessi a me. Cioè, posso dire solo che sono contento, sicuramente lo saranno anche loro, quindi sono contento di aver regalato una gioia a questa città.